Montevarchi e Fermana, lo snodo per il Teramo è di quelli, se non decisivi, comunque determinanti per capire se bisognerà soffrire fino alla fine o se la formazione biancorossa potrà gestire gli ultimi impegni di campionato. 6 punti porterebbero infatti il Diavolo a 39, una quota che, se non vuol dire permanenza matematica in Lega Pro, poco ci manca. Guidi recupera dalla squalifica Bernardotto davanti e Rossetti a centrocampo e più in generale potrà gestire gli elementi in vista della parte conclusiva della stagione. Partita che può essere una svolta, perché appunto poi abbiamo un altro scontro diretto martedì e quindi riuscire a fare il risultato piano lì ci darebbe anche una consapevolezza per poi martedì riaffrontare un altro scontro diretto con un morale sicuramente diverso. A livello mentale sicuramente ti aiuta, andare a 39 punti o comunque riuscire a mettere punti in classifica quando le partite stanno per finire è importante, e più che altro ritrovare vittoria o punti ti aiuta anche a livello morale. La difesa è l'anello oggettivamente che si è rivelato più debole in casa Teramo. Jacoponi ultimo innesto in ordine cronologico, ma è anche quello a cui si chiede di portare solidità all'interno di un reparto bucato troppe volte nel corso dell'annata. L'ex Parmense da parte sua sa che vincere sabato e martedì al Recchioni non solo non sarà facile, ma comunque non darebbe alcuna certezza assoluta. Questioni scaramantiche a parte, però, uscire con 2 buoni risultati sarebbe la spinta finale in una stagione condizionata da tanti, troppi imprevisti. 6 punti per adesso sono ancora pochi, fare 6 punti cioè, non è così scontato come lo dicevo prima, sono scontri diretti, sono partite difficili, è chiaro che l'obiettivo nostro deve essere quello di fare punteggio pieno, quello senza dubbio, non sarà facile, però dobbiamo mettercela tutta per riuscire a farlo.